Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Luca Salatino gliele ha cantate di santa ragione come non aveva mai nessuno prima. Accade tutto a poche ore da una diretta delicatissima. Luca Salatino è un protagonista assoluto di queste prime settimane del GF VIP. Alfonso Signorini ha scelto bene tra i personaggi che hanno partecipato a Uomini e Donne, scegliendo un giovane ragazzo spontaneo e verace. Luca piace al pubblico ed è uno dei pochissimi che si è contraddistinto per non aver emarginato Marco Bellavia, nonostante lo abbia comunque mandato in nomination. L'ex tronista di Maria De Filippi non si deve aprire piano piano dimenticandosi delle telecamere, perché appare sincero e disinvolto quasi in modo irreale. Eppure si chiama reality e ogni tanto i vipponi dovrebbero rifletterci su, cosa che sicuramente ha fatto Luca prendendo in disparte Ginevra e asfaltandola con molto coraggio, come nessuno aveva mai fatto. Che cosa ha fatto sbottare Salatino con la Lamborghini? Ginevra è una ragazza apparsa al pubblico un po' esibizionista, tanto che lei stessa lo ha ammesso in puntata in diretta nazionale. Considerato che questo può non piacere ma non è un delitto, Salatino l'ha ripresa duramente. Nelle ore precedenti infatti la Lamborghini aveva affermato, Marco si è meritato di essere bullizzato. Decine di video hanno mostrato questo frangente in cui la Lamborghini scivola e si schianta da sola contro il muro della vergogna, secondo il parere del pubblico. Salatino con forza, ma educazione, le ha spiegato che non teme di dirle ciò che pensa e non farà come gli altri che parlano alle spalle. Forse però la sua spontaneità e il momento di riservatezza hanno colpito parecchio Ginevra, che per la prima volta si è ammutolita. Ancora non sappiamo cosa accadrà stasera in puntata, dopo gli ultimi giorni infuocati. Sappiamo però che dopo questo scontro, Luca Salatino ha fatto schizzare in alto il suo indice di gradimento. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.